primo esercizio che vi mostro è questo. Dato il vettore dei tassi di rendimento i, vettore dei tassi di rendimento i minuscolo che raccoglie i tassi I1, I2, I3, I4, i quali sono pari a 2%, 1%, devo andare a capo, 3% e 1%, quindi questi sono i quattro tassi di rendimento che ci forniscono, 2%, 1%, 3%, 1%, noi dobbiamo determinare i fattori di sconto. Che in questo corso sono indicati con la lettera D, da T a 0 in funzione dei tassi di rendimento, e dobbiamo calcolarli per T che va tra 0, che va da 0 a 4, quindi 0, 1, 2, 3, 4. Ricordo che i fattori di sconto, che si indicano appunto come D, che va da t a 0, rappresentano il valore attuale, cioè il valore oggi, di 1 euro pagato alla data t. Quindi da t a 0 rappresenta il valore di 1 euro oggi, dove l'euro è pagato all'epoca T. Ok, quindi per calcolare i fattori di sconto noi possiamo procedere in maniera ricorsiva, iterata, partendo da D che va da 0 a 0, il cui valore è 1, dato che 1 euro pagato oggi vale 1 oggi. Quindi questo rappresenta il nostro punto di partenza, a partire dal quale in maniera ricorsiva ricaviamo gli altri. Il fattore di sconto relativo al periodo 1, cioè D da 1 a 0, si ottiene in funzione di I, cioè in funzione del vettore dei tassi di rendimento, si ottiene a partire dal fattore di sconto precedente, cioè D 0, 0, il quale viene diviso per 1 più il tasso del periodo. Il tasso I1 è pari a 2%, quindi noi 1 lo andiamo a dividere per 1,02, ottenendo 0,9804. Ho preso più decimali per far sì che i vari calcoli successivi abbiano una certa precisione, in modo cioè da calcolare i fattori di sconto delle epoche 2, 3 e 4, con al numeratore più cifre, per un calcolo più preciso. Questo di 1,0 pari a 0,9804 significa che il valore attuale di 1 euro pagato fra un periodo, 1 euro pagato fra un periodo, è pari a 0,9804, cioè circa 98 centesimi di euro. Riusciamo quindi a calcolare il fattore di sconto relativo al periodo 2, cioè da 2 a 0, partendo da D1 0 in funzione di appena calcolato sopra, diviso per 1 più I2. Quindi 0,9804 diviso per
1 più i2, che è 1%, quindi al denominatore abbiamo 1,01, ci porta ad avere un fattore di sconto pari a 0,9707. Significa quindi che un euro pagato fra due periodi oggi vale 97,07. Il fattore di sconto da 3 a 0 si ottiene a partire da D2,0 diviso per 1 più I3, quindi andando a sostituire noi abbiamo 0,9707 diviso 1 più I3, cioè 1,03, e questo è pari a 0,9424. E infine da 4 a 0 è pari al fattore di sconto precedentemente calcolato, cioè di 3 zeri in funzione di fratto 1 più i 4, quindi 0,9424 fratto 1,01, che è pari a 0,9331, significando che un euro pagato al quarto periodo oggi vale 0,9331, cioè circa 93 centesimi di euro. L'esercizio successivo è questo. Un progetto a durata n uguale 4. I flussi di cassa ricevuti a partire dall'epoca 1 sono F1 pari a 10. F2 pari a 15, F3 pari a 25, F4 uguale 40. Sappiamo inoltre che i tassi di rendimento di questo progetto sono I1 uguale 5%, I2 3%, I3 2%, I4 6%. La consegna è quella di determinare il capitale inizialmente investito. Ok. Chiedo a voi come possiamo risolverlo. Qual è lo strumento che in base a questa struttura di dati, cioè flussi di cassa futuri e tassi di rendimento, ci consente di determinare il capitale inizialmente investito? Mi sente? Sì, sento. Penso la versione finanziaria, quindi quel CDT-1 uguale a CDT fratto 1 più il rendimento a quel periodo. Sì, cioè quindi si può utilizzare questa versione di legge del moto che tu proponi. La tua proposta è di tipo ricorsivo, volendo possiamo utilizzare direttamente la formula one shot, cioè è la relazione prospettiva di tipo cosiddetta one shot, ci consente di determinare C0
mediante un'unica equazione, andando ad attualizzare i flussi di cassa da 1 fino ad n, i quali sono scontati per mezzo dei tassi di rendimento del progetto, quindi dove il flusso di cassa al tempo t è diviso per 1 più i1, 1 più i2, fino a 1 più it. Questa formula one shot è alternativa rispetto alla relazione prospettiva di tipo ricorsivo che il vostro compagno suggeriva, la quale sarebbe comunque andata benissimo, perché ci avrebbe consentito di determinare a partire da C4 uguale 0, C3, C2, C1 e infine C0. Questa formula one shot ci consente di fare tutto all'interno di questa unica espressione. E quindi significherebbe che F1 noi lo attualizziamo di un periodo con il tasso 1 più i1, F2 è attualizzato di due periodi mediante il prodotto 1 più i1, 1 più i2. F3 è diviso per 1 più i1 che moltiplica per 1 più i2 che moltiplica per 1 più i3 e infine abbiamo F4 che è diviso per questi quattro fattori 1 più i1, 1 più i2, 1 più i3 e 1 più i4. Abbiamo tutti i dati, quindi noi possiamo andare a sostituire e ottenere in questo modo il capitale inizialmente investito C0. Andando a sostituire, noi abbiamo che 10 è diviso per 1,05, a questo sommiamo 15 diviso per 1,05 per 1,03, più 25 fratto 1,05 per 1,03 per 1,02. Più 40 fratto 1,05, 1,03, 1,02 e 1,06, che sono rispettivamente i vari tassi, svolgendo queste divisioni otteniamo che il valore attuale del primo flusso di cassa è pari a 9,05. 52,38, tengo un po' di decimali in questi passaggi intermedi per poi andare ad utilizzare solamente i due decimali al momento in cui riporto il risultato. Questo per far sì che nei calcoli intermedi, diciamo, sia garantita una maggiore precisione. Il valore attuale del flusso di cassa F2, cioè del 15, è pari a 13,8696. Il flusso di cassa 25 pagato all'epoca 3, svolgendo questa divisione, vale 22,6628 all'epoca 0 e quei 40 pagati all'epoca 4 valgono, oggi 34,8658. Sommando, otteniamo 80,9220. Noi possiamo ora andare a prendere i limitarci a due decimali, approssimando al secondo decimale a cui siamo più vicini, essendo il terzo decimale 2, siamo più vicini al 92, quindi 80,92. Questo è il capitale C0, posso scriverlo anche qua, inizialmente investito, a fronte del quale con i tassi di rendimento indicati, si sono ottenuti i flussi di cassa indicati. A significare che quindi l'investitore all'epoca 0 ha sborsato 80,92 per ricevere i flussi di cassa futuri F1, F2, F3, F4.
Un altro esercizio che ti propongo è questo, sempre sulla legge del moto, per poi passare alla legge di conservazione. Dati F0 uguale meno 10, F1 20, arrivo, e F2 25, F3 30 e i tassi I1 che sono 5%. I2 6%. I3 7%. La consegna qui è determinare il capitale che risulta ancora investito, capitale investito, modifico l'esercizio, qui in F0 possiamo indicare meno 100. F0 meno 100, determinare il capitale investito all'inizio dell'anno 3. C3. Capitale, quindi il capitale iniziale è dell'anno 3 C3. E questa applicazione, noi quale strumento possiamo usare? Dati i flussi di cassa precedenti e i tassi di rendimento. La relazione retrospettiva. Sì, la relazione retrospettiva è sempre in versione one shot. Sì, che ci consente quindi di avere una equazione per calcolare in un unico passaggio C3. Quindi noi utilizziamo la relazione retrospettiva per nella sua versione one shot, che troviamo indicata sulle dispense del professore, che ci consentono di trovare il capitale all'epoca K, all'epoca T possiamo indicare. All'epoca T nel nostro caso possiamo scrivere direttamente così, il capitale C3 come sommatoria per t che va tra 0 e 3 dei flussi di cassa Ft, i quali sono capitalizzati. Sono capitalizzati da t fino a 3 nel nostro caso, quindi Ft moltiplica per 1 più it, che moltiplica per 1 più it più 1, puntini puntini, fino a, nel nostro caso, a
1 più i 2. No, è 1 più i3, fino a 1 più i3. Fino a 1 più i3 perché i3 è il tasso che si riferisce al periodo che va tra 2 e 3 e alla fine del quale noi conduciamo la nostra valutazione. E quindi il nostro C3 noi lo calcoliamo partendo da F0, il quale è capitalizzato di 3 periodi, cioè da 0 a 3, moltiplicandolo quindi per 1 più i1, 1 più i2 e 1 più i3. A questo sommiamo F1, che è capitalizzato di 2 periodi, con i tassi 1 più i2 e 1 più i3. Poi abbiamo F2 che è capitalizzato di un periodo, quindi con il tasso i3, e poi abbiamo F3 che trovandosi già all'epoca 3, non è oggetto di capitalizzazione, cioè questo è moltiplicato per 1, si trova già all'epoca della nostra valutazione. Noi quindi andiamo a sostituire le nostre informazioni, quindi noi sappiamo che F0 è pari a meno 100, che moltiplica per 1.05, 1.06 e 1.07. A questo sommiamo F1 che è pari a 20, che è capitalizzato mediante i tassi 1.06 e 1.07. Poi abbiamo il flusso di cassa all'epoca 2 che è 25, capitalizzato mediante la moltiplicazione per 1.07. E infine abbiamo F3 che è 30, se non ricordo male. Benissimo. Ora è solo questione di svolgere questi calcoli per andare a determinare il nostro C3. Io questi calcoli non li ho svolti, lascio quindi lascio a voi quest'operazione per arrivare al valore numerico di C3. Vi leggo anche il messaggio in chat. In cui mi sembrava di aver letto, però è già sparito. Potresti per favore leggere il messaggio che avevi scritto perché è apparso, poi sparito e non posso cliccare altro. Sì, prof, Ronchetti Rebecca era già dentro la riunione, Ah, però ha detto grazie che mille. è stata Grazie, cazzata allora da Meet. bene, grazie mille per averlo scritto e detto, grazie, perfetto. Prego. Grazie. Poi qui leggo F0 nel nostro esercizio è pari a meno 100. Ma può darsi che sia negativo. Potrebbe darsi. Ah, ok. Sì, io non ho svolto questi calcoli. Quindi può darsi che sia negativo. Quindi voi avete svolto i calcoli con C0, cioè con F0 uguale a meno 100? Sì, e direi tutti perché in chat più o meno lo stesso risultato. Benissimo, quindi
Allora, un attimo, perché Posso fare una sì, posso, domanda? ecco. Sì, però nel frattempo ho notato che c'è un errore in questa mia formula perché c'è un meno davanti a questa espressione. Sì, il capitale C3. Eh sì, l'operazione della capitalizzazione, ma cambiata di segno. In modo cioè che il flusso F0 negativo abbia un'influenza positiva, perché a fronte di quell'esborso si ha un aumento del capitale e i flussi di cassa successivi positivi rappresentano invece una sottrazione da quel capitale, quindi segnalo un mio errore, per il quale la correzione è questa. Il capitale C3 è l'opposto di questa capitalizzazione. Posso fare adesso la domanda? Sì, ora fai pure. Ok, grazie. Se noi invece avessimo proceduto con un'operazione di attualizzazione dei vari flussi di cassa in modo da trovare il valore C con 0 e poi procedere come praticamente abbiamo fatto l'anno scorso nel corso di matematica finanziaria e trovavi il montante all'epoca 3, è la stessa cosa? La proprietà della scindibilità vale. Ok, Quindi perfetto. la proprietà della scindibilità consente di fare valutazioni in determinate epoche e poi, e poi riferirla ad epoche diverse. Ma E quindi. in quel caso avrebbe dovuto tipo precisare che siamo in capitalizzazione composta, quindi per questo corso non potrebbe essere tecnicamente applicato, oppure va bene lo stesso? Il sistema logico proposto in questo corso si basa sulla capitalizzazione composta. Ok, perfetto. E quindi a causa appunto di questo necessità di cambio di segno, e in base ai vostri calcoli. Quindi il valore di C3 è 39,66. Giusto? A tutti voi è venuto questo meno 39,66 che non teneva conto dell'esigenza di cambio di segno, quindi questo meno che deve precedere necessariamente la formula. Che porta quindi a questo più 39,66. Ma quindi dobbiamo cambiare anche la formula scritta come sommatoria di Ft per 1 più it. Occorre mettere questo segno meno davanti al simbolo di sommatoria oppure in alternativa a fianco dell'FT internamente alla sommatoria. C'è un'esigenza di cambio di segno. Puoi rispiegare il motivo per cui i vari flussi di cassa F con 0 ci sono, ma F1 e F2 devono essere negativi? Cioè F1, F2, F3 sono positivi. Sono Ok. positivi. Il loro segno è questo. Ma Esatto. il loro contributo per determinare il capitale C3 è di tipo negativo perché? Perché un flusso di cassa positivo, come sono F1, F2, F3, è di andare a sottrarre risorse dal sistema. Giusto? Ah, ok, perfetto, Anche, grazie. giusto? È comprensibile già anche solo con la legge del moto nella sua versione base, secondo cui un flusso di cassa positivo
porta ad una riduzione del capitale CT, perché sono risorse che dal sistema vengono portate fuori. E quindi se questo segno meno è davanti alla sommatoria è fondamentale perché flussi di cassa negativi rappresentano inserimenti nel sistema e quindi aumenti del capitale, mentre flussi di cassa positivi, come questo F1, F2, F3, hanno un effetto di riduzione del capitale. Il capitale C3, quindi, è risultato positivo pari a 39,66. Ora possiamo passare, alla legge di conservazione. Partendo da questo esercizio. Dato un progetto, il flusso di cassa, al debito, il flusso di cassa al debito. All'epoca T ammonta a 200. Il flusso di cassa del progetto dell'intero progetto all'epoca T ammonta a 300 ed il flusso di cassa operativo è pari a 250. La richiesta è quella di calcolare il flusso di cassa per l'equity ed il flusso di cassa dalle attività liquide all'epoca T. Ok. Quindi chiederei a voi quali sono i dati, come tradurre in modo formale i dati forniti. Il primo dato indicato, come lo esprimiamo in simboli? Noi sappiamo che F, relativo a quale area, è pari a quanto? Abbiamo che FD è 200, poi il flusso di cassa del progetto, come è indicato, se volete intervenire. Si tratta di F senza apici, pari a 300, infine FO è pari a 250. Noi dobbiamo calcolare il flusso di cassa per l'equity, cioè dobbiamo trovare FE al tempo T e F è il flusso di cassa dalle attività liquide, cioè FL al tempo T. Noi possiamo utilizzare la legge di conservazione relativa ai flussi di cassa, dove cioè la somma dei flussi di cassa lato attivo, cioè FO più FL al tempo T, è uguale al flusso di cassa del progetto, cioè FT, che è uguale lato passivo alla somma dei flussi di cassa
agli azionisti e ai creditori, cioè FE al tempo T più FD al tempo T. Per trovare quanto richiesto, noi possiamo praticamente usare per rispondere al primo punto, cioè calcolare il flusso di cassa per l'equity, la relazione che c'è fra FT e la somma dei flussi di cassa lato passivo, mentre per rispondere alla domanda relativa al flusso di cassa dalle attività liquide, utilizziamo la relazione tra FT e la sommatoria dei flussi di cassa dalle attività. Quindi, grazie a questa relazione che qui ho sottolineato in blu, noi riusciamo a esplicitare FE al tempo T, che è a quanto è pari. Lo chiederei a voi, quindi riscrivendo, diciamo, questa uguaglianza indicata in blu, noi riusciamo a ricavare FE e in che modo, come differenza tra il flusso di cassa del progetto e il flusso di cassa al debito. Il flusso di cassa del progetto è a quanto ammonta nel nostro esercizio? 300, a cui sottraiamo FD, che è 200, ottenendo che FE al tempo T è pari a 100. È positivo. È una grandezza positiva. Un flusso di cassa positivo come si interpreta? Chiedo a voi. Quindi cosa significa questo? Dite pure. Gli azionisti qui diciamo, ricevono o conferiscono 100? Ricevono. Sì. Quindi 100 che è maggiore di 0, quindi significa che gli azionisti ricevono dal progetto 100. Benissimo. Mentre per trovare il flusso di cassa dalle attività liquide, quindi FL, come dobbiamo fare? Sfruttiamo la relazione indicata qui in rosso e FL è pari al flusso di cassa del progetto meno il flusso di cassa dall'attività dall'attività operativa, FO, al tempo T. Quindi si tratta della differenza tra 300 e 250, che è uguale a 50, che è maggiore di 0. Quindi qual è il significato di questo? Significa che risorse sono inserite nel conto corrente dell'azienda o sono liberate? È un apporto di risorse nel conto corrente, cioè nel saldo di attivo liquido dell'azienda, oppure sono risorse che escono da quel sistema e sono disponibili per altri tipi di impieghi. Sono risorse che diventano disponibili. Significa che significa un disinvestimento di 50 dal saldo di conto corrente. Così, prof, quindi. Sì. Sì, dite pure. Quindi escono le risorse. Sì, sono risorse che vengono liberate, generate.
È una forma di disinvestimento. Sono risorse che vengono rese disponibili per altri utilizzi. E per esempio, vediamo che uno degli utilizzi qui è la distribuzione di risorse agli azionisti e ai creditori. Però scusi, quindi significa che si dice che escono dal sistema, giusto? Escono dal sistema, sì. Escono dal sistema delle attività liquide, cioè escono dal sistema che principalmente fa riferimento alla cassa e conto corrente o investimenti finanziari che l'azienda transitoriamente fa in attesa di altri utilizzi. Sì. Prego. E ora vediamo altri esercizi sempre riferiti alla legge di conservazione. Quindi vi propongo questo esercizio. In cui l'utile netto di un'azienda al tempo T è pari a 80. Gli interessi attivi sono pari a 5. Gli interessi passivi sono pari a 20. E noi dobbiamo determinare il reddito operativo. Anche qui noi riusciamo, diciamo, a trovare beneficio dall'applicazione della legge di conservazione, che in questo caso è riferita ai redditi. Quindi, qual è la corrispondente espressione della legge di conservazione applicata ai redditi? Prima abbiamo scritto la relazione relativa ai flussi di cassa. Relativa ai redditi, che cosa invece ne risulta? La lascio proporre a voi. Lato possiamo fare come prima, quindi ragionare lato attivo, lato progetto e poi lato fonti. Lato attivo, che posso indicare come prima sempre il rosso. Lato attivo, noi dobbiamo considerare la somma di quale componenti di reddito relativa al periodo T. C'è il reddito relativo a quale componente? A cui si somma quale altra? Ok, dite pure. Volete provare? Che non ho mica sentito, c'era la voce molto bassa. Mi sento. Sì, adesso sì. Sì, esatto. Gli impieghi sono rappresentati dalle attività operative e dalle attività liquide, e quindi il reddito, visto lato impieghi, è la somma di IO, cioè il reddito operativo, e il reddito liquido dalle attività liquide, il reddito dalle attività liquide, mentre lato fonti di finanziamento abbiamo il reddito percepito
azionisti, IE, più il reddito percepito dai creditori, ID, i quali, come forma di ripasso, riepilogo, i quali assumono quale significato? Il reddito operativo come è ottenuto? Si tratta di EBIT meno le imposte. IL, cioè il reddito derivante dall'attivo liquido. A quale concetto della contabilità fa riferimento? È generalmente rappresentato da che cosa? Dagli interessi? Attivi. Attivi. Benissimo. IE è la remunerazione per gli azionisti. Che prende il nome di utile netto, quindi l'ultima riga del conto economico, e ID, cioè la remunerazione per i creditori, sono gli interessi passivi. Gli interessi passivi per l'azienda rappresentano un costo, ma se ci mettiamo nell'ottica dei portatori di capitale, come in finanza aziendale si fa, noi abbiamo che i creditori ricevono gli interessi passivi come una forma di remunerazione. Quali sono? Qual è dunque l'espressione? Di cosa noi disponiamo quindi in questo esercizio? L'utile netto, cioè abbiamo che IE al tempo t è pari a 80. Gli interessi attivi sono pari a 5, quindi significa che IL al tempo t è pari a 5 e abbiamo che gli interessi passivi, cioè ID al tempo t, sono pari a 20. Abbiamo tre grandezze e dobbiamo determinare il reddito operativo. Quindi noi uguagliando i redditi lato attivo, i redditi lato passivo, quindi IO più IL al tempo T uguale a IE al tempo T più ID al tempo T, questa applicazione della legge di conservazione ci consente di esplicitare IO al tempo T, semplicemente portando dall'altra parte dell'uguaglianza, cambiandola di segno, IL, quindi IO è pari a IE più ID meno IL al tempo t. Andiamo a sostituire e riusciamo in questo modo a determinare questa grandezza mancante. E IE è pari a 80, ID è pari a 20, a cui sottraiamo gli interessi attivi pari a 5. 80 più 20, 100, meno 5, 95. Abbiamo quindi determinato il reddito operativo, il reddito generato dalle operazioni. Nel prossimo esercizio siamo chiamati ad applicare la legge di conservazione in relazione ai capitali. La consegna è questa, un'analisi, un'azienda si finanzia con solo capitale di equity. Quindi significa che non c'è ricorso a capitale di debito. Lato fonti c'è solamente equity. Al tempo T l'equity è pari a 200 e
e l'attivo operativo è pari a 170. Dobbiamo determinare l'attivo liquido. Bene, quindi lascerei che sia qualcuno di voi a propormi la legge di conservazione applicata ai capitali in modo quindi analogo, corrispondente alle due espressioni viste in termini di flussi di cassa e di redditi. In questo caso la somma dei capitali lato impieghi è la somma tra quali addendi e che eguaglia il capitale complessivo del progetto, di cui vi chiederei qual è il simbolo, ed infine la sommatoria dei capitali lato, lato fonti di finanziamento. Quindi chiederei a voi, per favore. Il lato degli impieghi ci sta il capitale operativo più il, diciamo, il capitale liquido. Sì, giusto. Quindi che simboli utilizziamo? CO e CL. Benissimo. Questo eguaglia il capitale del progetto, che si indica come CT, e lato fonti di finanziamento, la somma è tra quali due capitali? Quello degli azionisti, il capitale equity, più quello il capitale di debito, che però in questo caso è pari a giusto. Zero. Perché... Esatto. Ottimo. Che in questo caso è pari a zero. Perfetto. Grazie. Fonti. Noi qui conosciamo conosciamo l'equity, che è pari a 200. Sappiamo che CD è pari a 0, perché l'azienda si finanzia solo con capitale di equity. Quindi capitale di debito in ogni epoca T è pari a 0. Sappiamo che l'attivo operativo è pari a 170. E quindi noi riusciamo a determinare l'attivo liquido CL. Quindi l'equazione in cui esplicitiamo CL, dunque, è la seguente, che otteniamo portando CO dal lato sinistro dell'uguaglianza al lato destro, dove quindi CL è pari a CE al tempo T, più CD al tempo T, meno CO al tempo T. Sostituendo abbiamo 200 più 0 meno 170 e ne risulta 30. A significare quindi che all'inizio del periodo T l'attivo liquido, che è generalmente quindi formato dalla cassa, dal saldo di conto corrente e da eventuali investimenti finanziari che sono utilizzati per che sono generalmente utilizzati in preparazione di ulteriori investimenti in azienda o di successiva distribuzione agli azionisti. È risultato pari a 30. Ora vi propongo questo nuovo esercizio. Il tasso di rendimento degli azionisti
al tempo T, cioè il ROE al tempo T, che in simboli si indica IE al tempo T, è pari a 10%. Sapendo che IO al tempo T è pari a 90, IL al tempo T è uguale a 10, ID al tempo T è uguale a 20, dobbiamo determinare l'utile netto al tempo T e il patrimonio netto al tempo T-1. Bene. Per rispondere alla prima domanda, quindi la determinazione dell'utile netto, che legge utilizziamo in relazione a quale grandezza contabile? Lascio proporre a voi. Utilizziamo la legge di conservazione relativa al reddito. Che come si presenta, quindi lato impieghi e cosa abbiamo ad eguagliare il lato delle fonti? Lascio dire a voi. Cosa abbiamo, ragazzi? I delle attività operative più l'I al liquido, che è uguale, diciamo, al reddito derivante dal progetto, più reddito degli equity holders, più quello più i condi. Sì, quindi che è uguale al reddito del progetto, che è uguale a IE al tempo T più ID al tempo T. Noi dobbiamo determinare IE al tempo T, quindi noi riusciamo a ricavarlo partendo dal lato degli impieghi, quindi IO al tempo T più IL al tempo T, a cui sottraiamo, quindi sottraiamo ID al tempo T. Se noi, magari qui non scriviamo la mediazione con il reddito del progetto e vediamo direttamente questa uguaglianza, per ricavare IE al tempo T è sufficiente che noi portiamo dall'altro lato ID al tempo T e poi che leggiamo questa relazione da destra verso sinistra. Riportando sull'altro lato ID e cambiandolo di segno, abbiamo che IE al tempo T è pari a IO più IL meno ID. Quindi noi possiamo andare a sostituire e abbiamo che IE al tempo T, cioè l'utile netto al tempo T, è pari a 90 più 10 meno 20. 100 meno 20 fa 80. Quindi l'utile netto al tempo T è pari a 80.
Come seconda consegna noi dobbiamo determinare l'ammontare del patrimonio netto al tempo t-1. Qual è il simbolo per indicare il patrimonio netto al tempo t-1? Lo chiedo a voi. Il patrimonio netto fa riferimento a attivo operativo, liquido, equity o debito. Si tratta di un capitale, di un reddito, di un flusso di cassa. La risposta a queste due domande ci consente di scegliere correttamente il simbolo con cui indicarlo. Un capitale. Sì, ottimo, un capitale, bravo. È riferito a quale componente di attivo o di Il passivo? patrimonio netto è CET, giusto? Esatto, CE, e poi in questo caso ci domandano il patrimonio netto all'epoca T-1. Quindi se ci è, in questo caso all'epoca T-1, come da richiesta all'interno di questo esercizio. Noi che cosa conosciamo per riuscire a determinarlo? E quali sono le informazioni utili? La cui messa in relazione ci permetterà di trovare questo CE al tempo T-1? A che cosa possiamo ancorarci? Lo lascio proporre a voi. Sì, noi conosciamo il ROE, ottimo, e conosciamo anche, che probabilmente ci tornerà utile, l'utile netto, IE. Sì, vado a leggere anche cosa è scritto in chat. C'è scritto niente di nuovo in realtà. Quindi la definizione del ROE, Return on Equity, in simboli IET, è quella di utile netto al tempo T fratto il patrimonio netto all'epoca T-1. Quindi usando i simboli, a numeratore abbiamo IE, al tempo t, quello calcolato al punto sopra, ed il patrimonio netto al tempo t-1, cioè CE al tempo t-1, che è proprio la nostra, dove questo denominatore è proprio la nostra incognita. Noi che informazioni possiamo quindi andare a sostituire in questa relazione? Noi cosa sappiamo? Che IE al tempo t, cioè il ROE, a quanto è pari, in base ai nostri dati, al 10%. Quindi 10% è uguale a questa frazione in cui a numeratore abbiamo l'utile netto, che è appena da noi è stato calcolato 80, fratto capitale di equity al tempo t-1, dove questa è la nostra incognita. Che operazione facciamo noi in questa equazione per determinare il patrimonio netto al tempo t-1? Noi moltiplichiamo sia a destra che a sinistra per questa grandezza, che ci consente sul lato destro di andare a semplificare il denominatore. Quindi noi abbiamo che CE al tempo t-1 per 10% è uguale 80. E cosa facciamo poi? Dividiamo per 10% sia a destra che a sinistra, in modo che sul lato sinistro riusciamo noi ad isolare CE al tempo t-1, che è uguale quindi a 80 diviso 10%, dove il 10% è 0,1. 80 diviso 0,1 fa 800. E abbiamo quindi determinato il patrimonio netto all'epoca t-1.
Avete domande su questa? Passiamo allora all'ultimo esercizio. In cui ci dicono che è il tasso di reddito, dove reddito e rendimento sappiamo che sono sinonimi, tasso di reddito del progetto all'epoca T, cioè il ROI del progetto, è pari a 15%. Sapendo che i debiti finanziari all'epoca precedente sono pari a 100, poi che l'equity all'epoca precedente è pari a 150 e che il tasso di rendimento del debito, ROD, Return on Debt, è 10%, noi dobbiamo calcolare il tasso di rendimento dell'equity. Quindi noi qui abbiamo varie informazioni che riguardano tassi di rendimento e capitali, che riguarda a riguardare o l'intero progetto oppure la parte delle fonti di finanziamento. Noi dobbiamo determinare il tasso di rendimento dell'equity, cioè noi dobbiamo determinare il ROE al tempo T, che in simboli non è altro che IE al tempo T. Proviamo a scrivere in maniera formale le varie informazioni di cui disponiamo. Noi sappiamo che il ROI del progetto è pari a 15%. Il ROI del progetto, ROI del progetto, con quale simbolo è indicabile? È un tasso di rendimento, quindi è una I. Poiché si riferisce all'intero progetto, noi non scriviamo un apice, perché è riferito all'intero progetto, quindi si tratta di IT. E qual è la definizione del ROI del progetto? È un tasso, quindi è sempre un rapporto tra un reddito ed un capitale. Ci riferiamo al progetto, quindi il reddito del progetto, cioè IT, ed il capitale del progetto all'epoca precedente, cioè C al tempo T-1. Noi riusciamo a scrivere, come riusciamo noi a descrivere il capitale del progetto al tempo T-1? Noi che informazioni abbiamo? Noi conosciamo i capitali relativi alle fonti, vero? Abbiamo il capitale di debito all'epoca T-1 e l'equity al tempo T-1. Quindi noi riusciamo a calcolarlo come CE al tempo T-1 più CD all'epoca T-1, con la legge di conservazione lato capitali guardando al lato delle fonti. Quindi equity è 150, debito è pari a 100 per un totale di 250.
Quindi noi conosciamo già il denominatore. Quindi noi, volendo queste informazioni qua, le possiamo già utilizzare. Viola, dimmi pure. Ma il prof a lezione ci aveva detto che il ROI era il tasso di rendimento operativo, cioè era la stessa cosa. E però qua... In questo caso, sì. Cioè, lei ha scritto IT senza la O in alto, quindi non ho capito perché... Sì, perché qui tra i dati ci dicono proprio che il tasso di rendimento del progetto specificano che ci si sta riferendo al tasso di rendimento dell'intero progetto. Quindi io qui l'ho chiamato ROI del progetto, ma è vero, all'interno del corso il professore lo chiama principalmente ROA del progetto, return on asset, se è più chiaro. Sì, sì, quindi ROI si riferisce benissimo. ROA a tutto l'attivo, sì. Grazie per l'osservazione, giusto. Dato che in questa consegna ci forniscono il tasso di reddito del progetto, quindi a riferirsi all'intero attivo o equivalentemente all'intero passivo. Quindi anche qui vado a scrivere ROA del progetto. Quindi noi sappiamo che il ROA del progetto è pari a 15%. Giusto? E questo è pari a IT fratto CT-1. Noi abbiamo determinato che CT-1 è 250. Quindi noi moltiplicando per 250 sia a destra che a sinistra, abbiamo che IT è uguale a questo 250 per 15%, che fa 37,5. Che ci tornerà utile per arrivare a calcolare quello che a noi serve, cioè il tasso di rendimento dell'equity. Perché? Perché IT, cioè il reddito del progetto, noi lo possiamo vedere lato fonti come la somma tra IE al tempo T più ID al tempo T. Quindi questa è la legge di conservazione dei redditi e stiamo guardando... stiamo mettendo in relazione il progetto con il lato delle fonti. A sua volta, IE e IDT li possiamo vedere come il prodotto tra il tasso di rendimento a loro corrispondente ed il il loro capitale all'epoca precedente. Questa è un'altra relazione corretta. I redditi si possono sempre vedere come un prodotto tra il tasso di reddito per il capitale al periodo precedente. Noi sappiamo che noi conosciamo il ROD e conosciamo il capitale di debito al periodo precedente. Sono pari rispettivamente a 10% e 100%. Quindi ne risulta che ID è pari a 10. Mentre in termini di IE non conosciamo il tasso IET, ma sappiamo che il capitale è pari a 150. Noi quindi possiamo andare a sostituire queste informazioni all'interno della legge di conservazione dei redditi scritta qui sopra. Sappiamo che IT è pari a 37,5, il quale è pari a IE, quindi che è il prodotto tra IET, la nostra incognita, che moltiplica per il capitale di equity 150,
più IDT, che noi abbiamo determinato essere pari a 10. Siamo all'interno di un'equazione con un'unica incognita, noi, per determinare la quale noi portiamo il più 10 a sinistra, quindi noi abbiamo che 37,5 meno 10 è uguale a IE relativa all'epoca T per 150, possiamo poi dividere per 150 sia a destra che a sinistra, e possiamo anche leggere poi questa relazione da destra a sinistra, cioè abbiamo che IE al tempo T è pari a 37,5 meno 10, cioè 27,5 fratto 150, che fa 18,33%. E abbiamo quindi determinato il ROE, il tasso di rendimento per gli azionisti del periodo T. Avremmo potuto, diciamo, inserire le varie informazioni già direttamente all'interno di questa espressione. Cioè, volendo, avremmo, e poi con questo concludo, avremmo potuto già direttamente scrivere che IT è pari a IET più IDT fratto CE al tempo T-1 più CD al tempo T-1, e a numeratore avremmo a loro volta potuto scrivere la somma dei prodotti I e T per CE al tempo T-1 più IDT per CD al tempo T-1. In cui noi conoscevamo i T, conoscevamo il denominatore, conoscevamo questa all'interno del numeratore CE, conoscevamo IDT, conoscevamo CD al tempo T-1, quindi l'unica nostra incognita è IE al tempo T, che avremmo potuto ricavare mediante questa direttamente all'interno di questa equazione. Quindi in questa forma compatta avremmo eguagliato 15% con a numeratore IE al tempo T per 150 più 10% per 100 fratto 150 più 100 fin da subito. E quindi avremmo potuto disporre già fin da subito di questa equazione con quest'unica incognita IET che riuscivamo quindi a determinare come alternativa rispetto ai vari passaggi che vi ho invece mostrato, in cui abbiamo determinato il capitale al tempo T-1, abbiamo determinato il reddito del progetto e abbiamo poi determinato il tasso e ROE. Si sarebbe potuto fare fin da subito in questo modo che vi ho mostrato in maniera colorata qui in alto. E con questo, ragazzi, ho concluso gli esercizi che volevo mostrarvi oggi. Avete qualche domanda su questo o su qualcuno dei precedenti?